Una punizione. In precedenza, a mio avviso, Ercoli non ha fischiato perché il pallone non era nella piena disponibilità, non era vicino al corpo del brasiliano, mentre qui si riesce a liberare, arriva il pallone, si gira completamente, chiara azione da gol, e ora è il mancino De Train a provare la realizzazione. De Train contro Vassallo, prova il mancino statunitense, rigorista, specialista dai 5 metri. La conclusione, la rete del primo gol di questa sfida, valida per l'anticipo della nona giornata. Canottieri 0, Vogliasco 1. Arriva il gol sul rigore di Matthew De Train, al quinto rigore realizzato, anzi, pardon, al quinto rigore stagionale realizzato. Ecco il suo movimento, ma riesce ad intuire, gli passa il pallone sotto al braccio. La Vogliasco che passa in vantaggio pur avendo tirato forse un po' di meno, anzi sicuramente di meno rispetto alla Canottieri Napoli, sul rigore con il bel movimento al centro del brasiliano Alonso. Di Costanzo, ricordiamo appunto, come detto nelle interviste di pre-gara, l'assenza di Alessandro Belotto in questa sfida. Tra l'altro Belotto che ha saltato anche le prime tre giornate di campionato. Farà di tutto il giocatore della Canottieri per recuperare per il derby di sabato prossimo 28 novembre, anche se a mio giudizio appare un po' precoce il suo possibile utilizzo. Avendo avuto poi una frattura scomposta, ben 5 frammenti di osso del setto nasale, che è stato sottoposto all'intervento chirurgico. Ora il pallone che viene fermato, viene dato e consegnato ad Ercoli, perché i 30 secondi erano ripartiti in maniera irregolare, quindi ci saranno ancora 13 secondi di possesso nell'attacco della Canottieri Napoli. Di Costanzo, Bergulian, a centro lotta Borrelli che sta facendo rifiatare Baraldi. Bergulian prova la conclusione immediata, ma avanzamento irregolare, aveva comunque colpito la base del palo. Guidaldi detta il contropiede di Somma al pari del numero 11 Monari. Eccolo qui, servito di Somma, si gira, e grande intervento di Vassallo che gli esce incontro per bloccare la conclusione del capitano Bogliaschino. Bella azione in cui si è riuscita a distendere la squadra di Bettini, prima con l'inserimento di Ravina che vediamo, e poi l'assist pregevole per Alessandro di Somma. Bravo qui Vassallo a uscire incontro e chiudere lo specchio della porta all'avversario. Monari, difensore 22enne di Modena. Guidaldi fronteggia Bergulian, adesso è Gavazzi, 3-4 finte, poi la palla imbucata al centro per Fracas, che viene anticipato dalla difesa napoletana con perfetta scelta di tempo. E Di Costanzo adesso a dettare i tempi della manovra offensiva. Leggero ritardo proprio per Fracas. Di Costanzo a spazio, avanza il mancino ex Recco. Mattiello, ancora Di Costanzo, Buonocore, Mattiello, c'è il fallo seppur semplice di Gavazzi. Ci prova Mattiello, ancora un intervento di Prian che dall'inizio del campionato sta mettendo una fila impressionante di buone prestazioni, ed è il quarto intervento decisivo per l'estremo difensore napoletano. Bogliaschino al limite dell'espulsione, questo l'intervento precedente di Gavazzi, sì, un po' scomposto. L'imbucata per Borrelli che guadagna il fallo seppur semplice, e sbaglia però l'appoggio sull'out di destra dove si era fatto vedere Esposito, ma niente da fare, l'intervento di pulizia è stato operato da Ravina. È proprio il numero 6, grande protagonista della prima giornata di campionato contro Trieste. Qui viene fermato da Esposito, debuttante in nazionale proprio nel match della settimana tra Italia e Turchia. Cambiano adesso Monari e Guidaldi, pallone che poi non arriva al centro. E arriva il primo time out quando mancano 59 secondi al termine del primo tempo. 7 minuti di gioco, una sola rete l'ha realizzata il Vogliasco, e pensate, dai 5 metri per ora
sia uomini pari che con l'uomo in più si è andati in bianco. Sentiamo Zizza, Canottieri. Vieni. Dai. Oh, tutto a più, prova quell'alzo e tiro, ormai sei a 5 metri, dopo prova l'alzo e tiro. Attacco lungo, fanno questa semizona, attacchiamo lungo bene, non portiamo il 3, dobbiamo portarlo via, sennò sta sulle spalle sempre di Tarco. Ok? Attacco lungo, giochiamo mezzo Saval. Abbiamo affrettato due volte l'uomo in più. Quindi ci giriamo veloce e portiamo poi profondità. La lettura deve essere quella importante fino alla fine. Non forziamo situazioni, ok? Dai. Resta. Oh. Yes. Umberto, vieni, vieni. Hey, Giuliano, Giuliano, vieni. Umberto, vai. Fabrizio, Fabrizio, vieni. Vai, vai, Umberto, vai, dentro, Umberto. Vai. Eccolo qui, Alessandro Belotto con la classica mascherina post intervento. Ovviamente l'augurio è che possa rientrare il prima possibile in acqua. Paolo Zizza in particolare ha chiesto la pulizia dell'entrata da tre, è quella che è stata operata in questo momento proprio da Mattiello. E poi di cercare di non forzare le situazioni sia in parità numerica ma in particolare anche con l'uomo in più. Pallone per Baraldi, la conclusione deviata da Prian, ancora un bel duello fra i due con l'estremo difensore che mette in angolo. 2 metri per la Canottieri. Era spacciato qui, abbiamo visto Monari che va sott'acqua lasciando girare agevolmente Baraldi che fa tutto bene, ma anche la conclusione si supera, direi, Prian. E ora il pressing iniziale del Bogliasco che tra un po' tornerà a zona proprio nel momento in cui Monari perderà la posizione, ma c'è il fallo d'esterno di Ravina e dunque Canottieri che può giocare la terza superiorità numerica. Ha fallito le prime due. Migliaccio per Mattiello. Bergulian, adesso il pallone comincia a diventare pesante. Migliaccio, Bergulian, Montenegrino ci prova, traversa. Ancora nulla di fatto, c'è la possibilità della controfuga e Bettini però forse non si è dato conto dello scatto improvviso di Guidaldi e chiama il proprio time out quando poteva esserci la possibilità della controfuga bogliaschina. Sentiamo Matt, Bettini. Vai dentro, Fabio, vai dentro. Scusa Jimmy, scusa. Dai, dai. Ehi. Andiamo subito, doppio centro, subito doppio centro, ok? Andiamo, batte, Jimmy, batti te da centrocampo, te la batti, vai avanti, 1-2, andiamo per il passaggio o per il tiro, ok? Forza, ehi, ragazzi. Fillo, vieni, Matte, vieni. Subito in apertura di time out le scuse di proprio di Bettini a Jimmy Guidaldi perché lo ha interrotto in quella che poteva essere un'azione importantissima a 12 secondi dal termine, quindi quello è stata sicuramente, Dario, il fatto che ha in maniera istintiva portato Bettini a chiamare il time out. Certo, è proprio Guidaldi a ripartire, pallone verso il centro di Somma, si fa spazio, prova la conclusione, Vassallo mette in angolo, per ora sugli scudi due portieri con straordinari interventi. Ancora 6 secondi, in attacco il Bogliasco, il pallone cade al centro ma c'era un fallo, una spinta di Alonso su Esposito e ormai sta per terminare dunque la prima frazione di gioco con la conclusione dalla distanza tentata dal giovanissimo Gaetano Baviera, 17enne arrivato dalla Rechi Salerno. Finisce dunque la prima frazione di gioco, io andrei al rimbalzo di linea prima da Zizza e poi da Bettini. 1-0 per il Bogliasco. Hey. Mi ascoltate? Oh, occhio, l'ultimo uomo in più, il 3-3, era venuto, hanno lasciato d'arco centrale. Allora, o gli diamo copertura da due, in modo di entrare, gli diamo sicurezza di tiro. Se no rientriamo un'altra volta la palla, perché sennò prendiamo gol in contropiede qua, in questa situazione. Oh, Fabio, allora, attenzione dietro quando fanno doppio centro, al lavoro che abbiamo preparato, di andare in 6 ogni volta. Okay? E in attacco, l'ultima azione abbiamo preparato con Edo, e la palla è giusta dentro. Deve riuscire a fare con lui, ma quello è l'attacco giusto. Evitiamo che il 3 sta tanto tempo. Quando entrano da 5 se dovessero farlo. Però tutto con molta tranquillità, ok? Non abbiamo energie da sprecare, non ci sono arbitri, non c'è niente. Dai, ok? Andiamo e continuiamo a giocare. Stanno facendo spesso questa entrata là. Ogni tanto si ammucchiano.
adesso quando ha tirato Baraglio da uno non è detto a Fito, ma chiunque c'è, se sta mucchiando stiamo, aiutiamoli. Aiutiamo un po' di più, aiutiamo un po' di più. Sì. Ehi, stiamo attenti ai tiri nei corti, eh. Avete visto che cercano i corti, cercano il tiro da 5 metri nel corto, stiamo attenti, ok? Continuiamo ragazzi! Nello scorso campionato il Bogliasco si impose di 2 gol in casa e di 1 qui alla Scandone. Poi nella regular season fu la Carottieri Napoli a vincere entrambe le sfide valide per il quinto posto, entrambe con un gol di misura nei playoff per 9-8. Quindi a testimonianza del grande equilibrio tra queste due formazioni che si sta protraendo anche in questo match della nuova stagione, per un primo tempo che ha regalato una sola rete ed è arrivata sul rigore. Zizza ha posto l'attenzione in particolare sull'ultima azione in superiorità numerica, sul 3-3, ovviamente sulla possibilità in superiorità numerica che è venuta bene nel terzo attacco portato in 6 contro 5, non però realizzato la Carottieri Napoli, con la controfuga di Gianmarco Guidaldi bloccata dal time out di Bettini, che poteva essere letale, e quindi in particolare dei giocatori che devono andare a coprire e non guardare ovviamente la conclusione del compagno. Lo sprint adesso è fra Ravina e Campopiano, pensate, il giovane della formazione della Canottieri è al suo terzo campionato di A1, ma ha appena 18 anni, sembra un veterano, un nome che risuona spesso e volentieri nelle cronache della pallanuoto italiana ormai, eppure appena 18 anni, uno dei ragazzini cresciuti da Paolo Zizza che in questa stagione ne ha inseriti almeno un altro paio. E con Esposito il progetto Canottieri ha trovato anche una nuova convocazione, un nuovo debutto in nazionale. Bogliasco in avanti, il pallone che filtra per l'attacco dove c'è Alonso che guadagna l'espulsione proprio di Esposito, primo uomo in più del Bogliasco. A gamba corta a De Train, ancora a gamba corta, pallone sull'out di sinistra, palleggia la formazione di Bettini, gamba corta, allarga il gioco per lo statunitense e arriva la rete di Guidaldi, ottimo inserimento ai 2 metri, si è smarcato molto bene il romano, raddoppia il Bogliasco dunque con l'uomo in più, Canottieri 0, Bogliasco 2. Un'eccellente superiorità numerica, la prima del Bogliasco, con una prima un'apertura, un 3-3 e poi l'entrata proprio di Guidaldi che era nella posizione 2 nel momento in cui aveva il pallone all'esterno, il servizio poi alla posizione 1 alla destra dello schieramento d'attacco e il comodo passaggio di De Train a Guidaldi, ma tutti i tempi sono stati correttamente seguiti dalla squadra di Daniele Bettini. Eccola qua, vediamo soltanto la parte finale con la rete, diciamo, comoda ma non sempre facile dai 2 metri di Guidaldi. Guidaldi che è il quinto gol stagionale, in realtà è uno che ama segnare davanti alle telecamere, ha segnato un gol al debutto, uno contro il Sori e uno questa sera, altri 2 sparsi per il campionato. Intanto c'è il rigore ovviamente per la Canottieri, il fallo è arrivato su Esposito, su Baraldi, pardon, da parte del numero 11 altrettanto della formazione bogliaschina, Monari, e dunque 5 metri con Migliaccio sul virtuale dischetto contro Prian. Il tiro di Migliaccio, la parata in 2 tempi di Prian ed è il 4º rigore della stagione, neutralizzato dal portiere bogliaschino sui 6 ricevuti contro. Ottima reattività per l'estremo difensore bogliaschino che intuisce il tiro di Massimiliano Migliaccio. Canottieri che rimane al palo, non riesce a sbloccarsi la formazione di Paolo Zizza, ma virtù di una grande difesa della squadra di Bettini. De Train dopo il palleggio prolungato con Guidaldi adesso è costretta alla conclusione, attenzione a questa serie di deviazioni che stava per trarre in inganno Vassallo, tiro che è arrivato sul limitare dei 30 secondi a disposizione dei Liguri. Sulla sinistra si muove Antonio Maccioni, inserimento al centro di Baraldi, poi adesso è Baviera, Campopiano per Baviera, pallone per Maccioni e ancora Prian a chiudere lo specchio della porta sull'ottimo inserimento del ragazzino che era sfilato via
a Ives Alonso. Contemporaneamente in acqua Baviera e Maccioni, è proprio Baviera a servire Maccioni che si trova da solo, anche se sulle spalle ovviamente aveva Gonzalez Alonso. Lotta campopiano con gamba corta, scambia con Migliaccio, ancora Migliaccio in possesso palla, avanza il giovane Mancino, Migliaccio campopiano, al centro c'è Baraldi marcato invece da Monari, però adesso la manovra della Canottieri si ferma grazie all'intervento difensivo di Guidaldi, che è andato a intercettare il passaggio diretto a Baviera. Guidaldi sulla sinistra, De Train a destra, ampia la manovra del Bogliasco, ma Guidaldi ha una marcia in più, se ne va via ad Esposito, mentre al centro c'è un intervento adesso dalla parte dell'arbitro a richiamare il controfallo in attacco da parte del Bogliasco, che frena dunque l'azione portata avanti da Guidaldi. Dalla parte opposta, capovolgimento di fronte, subita numerica virtuale per la Canottieri, Migliaccio e ancora Prian a chiudere lo specchio della porta, imbattuto dopo 11 minuti di gioco. C'è stato un controfallo, tanto ottimo intervento di Baviera che prende il tempo in maniera perfetta a Ravina. Squadre disunite, disunite, ma tante occasioni da una parte e dall'altra. Baraldi e ancora Prian a ergersi baluardo dinanzi alla porta bogliaschina, insuperabile, e per ora ne abbiamo contate 9 di parate dell'estremo difensore del Bogliasco in questa sfida. Quando ancora non siamo a metà gara, Bogliasco, guardate che attacco, è un 4 contro 4. Conclusione di gamba corta, frena Esposito. Squadre non mai spezzate, coppie da un lato offensivo, mentre rimangono in fase difensiva. Guardate, questo è l'ultimo intervento di Prian, ma sia il Bogliasco che la formazione napoletana della Canottieri hanno avuto possibilità ghiottissime per andare a realizzare. Baviera, Maccioni, Baviera, dalla distanza questa volta più facile la parata del numero uno del Bogliasco, mentre viene espulso Migliaccio adesso, mandato nel pozzetto nel momento in cui stava per ripartire la squadra ligure, che ferma il tempo. Bettini chiama il primo time out di questa seconda frazione di gioco e avrà possibilità di giocare la sua seconda superiorità numerica. Sentiamo Daniele Bettini. Ehi, Fabio, vieni un secondo. Ragazzi, tranquilli, tranquilli. Se andiamo a pallonate, prima o poi le prendiamo, Continuiamo a usare il cervello, non andiamo a pallonate con nessuno, né con questi né con nessun altro. Andiamo con calma. Dai, con forza, calma. Forza. Facciamo? Non guardare. Ok? Dai ragazzi, siamo in più. Forza. Siamo in più. Ehi ragazzi, fino in fondo, quando loro si aprono gliela appoggiamo, eh? Vieni dentro, Matt,